Ok, signori, siamo qui. Prima di andare a fare la nostra prossima missione, vediamo di andare a vedere la foto se possiamo fare delle migliorie, anche se dubito all'armatura. Comunque, ragazzi, siamo qui. Dobbiamo fare la dare alla caccia finalmente. No, cioè, finalmente andremo a dare la caccia al nero gigante, ragazzi. Il bestione che si creò sulla Maridon, quel dragone cazzutissimo che ci ha rotto le palle per due volte di seguito. Finalmente potremo dargli una lezione che non dimenticherà mai, ragazzi. Speriamo di non morirci malamente. Ma siccome io lo conosco abbastanza a memoria le mosse che fai nel gigante, forse è di Aguanciano che sono più facile, che affronto più facilmente rispetto a tutti gli altri, dobbiamo cavarcela. Beh, il comandante ci ha dato il nulla osta per svolgere indagini sul Ned Gigante e possiamo persino contare nuove informazioni. Il Ned Gigante è un dragazzone che è seduto di altri draghi anziani. Wow, pensavo di avere un appetito gigantesco, ma lui mi batte. Vi combattete, vi fate il mio battere per chi mangia di più. Sì, direi che è tutto chiaro. Comunque, ora sappiamo perché il Ned Gigante si fa vivo solo durante la traversata degli anziani. Per il gigante, la traversata degli anziani è un buffet da buffoni, illimitato e zeppo di mostruose riserve di energia. Purtroppo il gigante ha dovuto rinunciare al piattoforte del banchetto quando abbiamo attirato Zoramark da Ossima aperto. Quindi si è diretto verso la lata dei cristalli per trovare altri degli anziani da sgranocchiare. Questo spiegherebbe l'insolita agitazione di degli anziani. Ad ogni modo, l'ammiraglio ci sta aspettando sul posto, dobbiamo raggiungerlo. Ok, nuova missione. Eccoci qua. Brama di conoscenza. Il Ned Gigante si è scrutato a lungo dal limite estremo della traversata, ma ora abbiamo un indizio sulla sua posizione. Studiandolo potremo comprendere la sua vera natura. Studiandolo vuol dire uccidere. Infatti c'è il simbolo della spadina in lato sinistra, vuol dire che dobbiamo ucciderlo. Non cacciarlo, ucciderlo. Con i draghi anziani si usa il termine uccidere e non il termine caccia. Qui ci siamo potenziati. Difesa come al solito alzata. Si dobbiamo aspettare. Aspettiamo che carichi. E poi direi che possiamo darci dentro. Sperando che nel gigante non ci abbia degli attacchi che mi dia del filo. Oddio. Aspettate, vado a vedere un attimo una cosa, parlando del gigante. Io uso questa armatura qui, però volevo dare un'occhiata all'armatura invece del Dodo Cava, che dicevo che l'abbiamo fatta la prima volta che l'ho affrontato. Perché per l'appunto aveva degli attacchi potentissimi. Non mi ricordo il motore di Dodogama quanto aveva di difesa. Adesso lo devo vedere. Armature. Stratega, lingotto, per metterlo. Zona Dodogama. Telefono. Ok, signori, scusatemi per l'interruzione, abbiamo telefonato. Allora, no, perché, allora, vi spiego questa cosa. Io ho un tempo limite oggi per registrare, perché di pomeriggio vado via a farmi un giro, quindi non devo assolutamente registrare il più possibile prima che arrivino le 11. Quindi manco 1 ora e 10 sostanzialmente. Devo darmi una mossa.
Allora, comunque è chiaro che oggi concluderemo il video molto probabilmente setacciando tracce degli altri due anziani, perché io sono già sicura che il gigante oggi lo batto. Non me ne frega niente di quante volte ci riproverò, ma il gigante lo batto. Se lo batto al primo tentativo, meglio. Se lo devo battere più volte, chi se ne frega, fatto sta che io lo devo assolutamente battere. Ok, ci siamo. Oh. Il gigante anche lui è un mostro Bravi, ce che. l'avete fatta. Siete stati anche puntuali. Posso ritenermi soddisfatto. Ok. Nel gigante, signori, il mostro che sicuramente mi ha dato molto filo alla torcia la prima volta che l'ho affrontato, ma che comunque mi piace molto affrontarlo come mostro in sé, perché a parte oltre. Essendo lui un amante dei draghi, essendo che gli piacciono le battaglie con mostri cazzuti, essendo comunque un amante dei mostri anche in generale, lo Zoramark, sì, il Ner Gigante è sicuramente uno dei mostri che mi è piaciuto di più affrontare. E comunque si trova qui, ragazzi, non so se avevate intuito prima, ma si trova dietro questa parete di cristalli. Non saprei che consigli dare con lo Zoramark, con il Ner Gigante, secondo Zoramark. Non so perché consigli dare se non fatevi colpire, perché c'è veramente degli attacchi incredibili. Qui ci sono dei gajalaka che scappano. Sono degli indigeni se non avete capito. Mi sa che appena detto scappa! Via, via, via ragazzi, via, scappate! Mamma mia! All'attacco, sì, signori! Oh, eccoci qui contro il gigante, signori! C'ha degli attacchi proponibili, come ho detto prima, perciò l'unico consiglio che do è non fatevi colpire da questo bestione. Allora, l'uno si prende, per il faccio di salto, l'uno si prende dalla testa, dalle zampe davanti, poi il due dalle ali, l'uno del due dalle ali e il tre dalla coda. No, non dalla coda e no, dalle zampe posteriori. Allora, io come al solito faccio fuori subito la coda al gigante. Allora, il gigante, ragazzi, come avevo detto l'altra volta, anche quando l'abbiamo ritrovato, cioè siamo ritrovati davanti, quando abbiamo dovuto respingerlo perché ci stava rompendo le palle nel scacciare lo Zoramardos, il gigante ha questa particolarità delle aculei su tutto il corpo che si rigenerano. Quando arriva a caricarsi le aculee al massimo, quindi quando diventano tutti neri, fa un attacco che ci manda KO in un colpo, quindi in sostanza dobbiamo evitare di farci colpire da quell'attacco. E quando lo fa, quell'attacco fa un particolare ruggito che io conosco benissimo, quindi non appena lo fa mi levo immediatamente dalle palle. Tra l'altro poi comunque devo dire che mi è dato tantissimo filo da torcere questo Ner Gigante la prima volta che l'ho affrontato e devo dire che una cazzottaggine, un filo da torcere, una impresa simile l'avevo sentita, per farvi capire, solo con l'occhio verde in Lost Planet. Vi ricordate Lost Planet, la serie che ho portato? Tipo, che ho finito di portare la trilogia a inizio giugno, mi sembra, comunque sia. L'ho finita all'inizio di quest'anno. Se vi ricordate in Extreme Condition, il primo capitolo c'è appunto questo mostro gigantesco che appunto è l'occhio verde, che ha praticamente visto all'inizio come l'antagonista principale del gioco, praticamente. Poi dalla seconda parte si è visto che gli antagonisti erano tutt'altro. Ecco, quando diventano tutti neri come gli aculei della coda e tutti gli aculei del suo corpo, fa l'attacco finale del gigante. Comunque stavo dicendo, per appunto, una sfida del genere, una sfida, una tanta cosa di sfida incredibile l'avevo sentita da solamente con l'occhio verde di Lost Planet. Dove per appunto lì però era diverso, lì. L'avevo, la sfida ce l'ho avuta a quando per appunto avevo 6 anni, perché ricordo che ho giocato lo Splatoon a 6 anni. Qui ce l'ho avuta, ma qui è estremamente più difficile perché qui appunto ho avuto difficoltà adesso che ho 16 anni, perciò questo è sicuramente più difficile. Ecco, questo è l'attacco finale.
Mi ha ammazzato Leogatto. Oddio. Comunque, questo quindi, questo è l'attacco finale che di cui vi ho parlato adesso in gigante. Stavo dicendo quindi, lei è una cosa diversa perché non è effettivamente stra difficile l'occhio verde di uno splant, perché ho avuto difficoltà a farlo fuori che avevo 6 anni. Però poi adesso lo faccio fuori come niente, no? Non è vero, perché in realtà nell'episodio che ho caricato, quando ho registrato la serie, ho avuto seri problemi. Quindi sono lì anche lì dimostrare di essere molto cazzuto. Quindi il gigante è la stessa cosa. Io dico, ma dai, lo batto, invece no. Ci ho passato i giorni, ci ho passato più giornate per trovare, per capire come fa fuori il gigante il meglio possibile. E allora, ragazzi, non avevo il faccione setto come arma preferita, avevo la lama caricata. Poi ho scoperto il faccione 7 e quindi ho usato quello. La lama caricata è un'altra spada potentissima del gioco, un'altra arma potente del gioco, che per appunto può cambiare, essere in due modalità, ma adesso non ve ne parlo, piuttosto pensiamo a far fuori questo gigantesco drago. Che poi sinceramente è uno dei draghi, proprio un drago classico, proprio in gigante, a parte gli Aculei, è proprio un drago classico. Rispetto ad altri draghi anziani, che sì, sono draghi, ma sono, hanno degli aspetti strani. Il gigante proprio c'ha questo aspetto fisico di Esti, ha questo proprio un drago. Dal fatto che proprio sì. Allora, qui vedo di tagliare la coda. Puoi tagliarti la coda, maledizione. Guarda, sono i coscienti già gli Aculei. Oh! Tia, le codate solo a destra, a sinistra. Possiamo anche fare fuori le ossa sulle parti che ricolpiamo, solo che è un po' difficile. E io ho tagliato la coda. Non vedi più tanto, Da poi dopo, adesso mi do come obiettivo di tagliare le corna. Le corna o le zampe? Questo è un attacco infame che fa, che scava per terra e vi tira la corna, la zampata che butta a terra, poi vi tira una zampata che vi uccide. Anche questo è infame. Cioè, di tutti gli attacchi nei giganti che può farmi fuori in un colpo, se volesse potrebbe farmi fuori in un colpo. Anche. Madonna! Recupera vita. È pericoloso attaccarlo da davanti, perché se vi dà un'incornata per appunto fa molto male. Il segreto quindi sarebbe quello di attaccarlo da dietro e basta, fino alla fine. Ok. Con la coda recupera vita, recuperi vita, cioè ti fai energia. Ti riempie l'insetto di energia. Sì, ecco, il gigante è uno di quei propri mostri che se li colpisci col faccione con l'insetto che hai la coda, gli generi vita. Qui colpisci con all'ulla. Ok, sta cominciando a diventare tutto Aculei neri. Devo iniziare a preoccuparmi. Ma chi se ne frega? Vai! È il momento meno opportuno in verità per farlo cadere a terra, perché se per appunto voi vogliamo colpirlo in testa, c'è tutti gli Aculei neri adesso e noi diciamo. Pam! È il momento meno opportuno per spaccare le corna. Che come ho detto è più facile da far spaccare con gli esplosivi. Anche le zampe sono diventate nere. Adesso qui. È stanco! Vaffanculo! Vaffanculo, è stanco che c'ha tutte le corna cariche. Deve staccarsi quando è tutto scarico, in verità. Sarebbe meglio. Io manco solo la lesca per diventare. No, poi è a posto. Quindi è il sospetto che carichi.
No, ok, se ne vuole andare. Ok, questo vuol dire che mi fa l'attacco potentissimo quando appena arriveremo là dove sta andando adesso. Ah, che infame che sei nel gigante. Intanto siamo, non ho visto quanta vita c'ha. Basso sinistra, siamo già a metà vita, ragazzi. Un bel... Ecco, lo sapevo che sei, tu sei un infame dentro. Oddio. Dio mio, se mi colpiva ero morta. Voglio provare a farlo fare senza svenire. Secondo me ce la faccio, ma sì, dai. Dai, ho detto che è quel drago anziano con cui me la cavo meglio. Quindi tutti gli altri me la faccio, sì, me la cavo, ma piuttosto ho qua un po' di difficoltà per poi gli altri draghi anziani. Quindi questo qui invece è gigante. Una volta è successo che l'ho fatto fuori 150.000 volte perché volevo salire di livello e quindi praticamente lo so a memoria, quindi lo temo ancora un pochino, però dai, come lo so a memoria. Ok, sono dovuta levare perché se mi colpiva mi buttava a terra e poi mi spaccava il cranio. Andava lì con le zampate e mi dava un colpo in testa. Mi schiacciava sul terreno e morivo. Zampate. Fa male. Sei, ti fa male, Mi sto facendo tanto male. Non capisco niente perché c'ho tutta la schermata. Comunque io ho fatto male. Non so voi, ma io del gigante lo vedo perfetto benissimo come una trasposizione per male, poi ti spaio. Non so voi, ma è cazzo tu, è infame uguale. No, anzi, mi sa di più, è più cazzuto, è più figo. Cioè, del gigante mi sa che però è proprio più bello. Cioè, va bene che Malfoy è vero, lui aveva tutti gli attacchi elementari, ma sto qui, oh. Questo qui ti prende a botte come un lottatore vero. Peggio forse. Questo è un mostro al vecchio stile. Non so perché, ma mi dà di mostro al vecchio stile. Probabilmente al nuovo in verità, perché i vecchi giochi non li ho giocati, quindi. Ecco, in verità, siccome non ho giocato i vecchi giochi, per questo avevo recuperato questo Monster Hunter che si chiama Monster Hunter Generation Ultimate, dove fai caccia e basta praticamente. Non c'è una modalità storia, ci sono caccia e basta. Dove per l'appunto sono rimessi, ci sono presenti quasi 100 mostri provenienti da appunto tutte le serie. Più o meno li hanno presi tutti e li hanno messi tutti insieme in un solo gioco. Ecco, perché siccome l'aveva messo sulla Switch, questo gioco me lo sono recuperato sulla Switch, quindi. E per appunto siccome l'aveva messo sulla Switch. E lì qual è il punto però? Ci sono i comandi diversi e quindi quando mi confondo con i comandi qui è per quello, perché magari ho giocato a quel Monster Hunter lì e gli attacchi erano diversi. Ma una volta che l'ho imparato anche lì più o meno, poi devo solamente abituarmi e basta, non me li devo ricordare. Allora, scappi nella zona lavica o nella zona... Ok, zona normale, qua va bene. C'ha la sua musica poi che è bellissima. Questi cristalli qui. Madonna. Quei cristalli lì che sono lì in alto, li possiamo fargli cadere in testa. Possiamo fargli cadere in testa. Questi qua su. No. Sì, va. Vieni qua. Vieni qui, bastardo. Vieni qua. Ok, tu adesso che so. Vai, trappola rocciosa, ha fatto male,
Magari si è spaccato il collo. Anche con questo puoi spaccargli il corno, le corna. Sembra che quando ruggisce c'ha degli attacchi isterici. Perché fai scatti, va scatti tipo. Oh oh, si sei incazzato tanto, mi sa, Si è incazzato tanto. Se dov'è l'altro cristallo che ti faccio cadere in testa? Ma chi se ne frega di me? Portate che ha preso lui. Vabbè, c'è un motivo se qui ha fatto un ruggito del genere, perché mio Dio! Ok, quando comincia a volare per tirarmi una botta in testa vuol dire che è incazzato nero, e effettivamente per tirare un ruggito della Madonna. Ma non prende... Volevo prendere i cristalli! Guarda che fa bene i cristalli. Patriota, io tu corno! Possiamo rompere anche l'altro! Anche questo attacco tipo va andare a KO, Questo qui della coda e poi giga. Abbiamo preso i cristalli. Mio Dio! Madonna santa. No, muoio. Sono viva. Sì. È stanco. Ma perché io quando è stanco o è carichissimo e non lo posso colpire, o sono io che ho le cose scariche tipo? Dammi quella vigor vespa, bravo lo gatto. Solo in questo sei bravo a darmi le vigor vespe. Un salto bugatissimo, degno di questo gioco. Certo che quando ti passa sopra e tu metti un danno minus, minimo, è proprio la incazzatura. Gli posso rompere anche zampe se non mi ricordo male. No, adesso mi viene a tirare un colpo, sono morta. Sto schivando i colpi per miracolo. Oh, è stanco. Sei stanco? Infame. Stanco, siamo a un quarto d'ora. Veramente comunque mostri faccio fare 20 minuti io, cioè. Media 20 minuti. Prendiamo questi. Tanto vi così per potenziarmi l'arma dopo, no? No, niente. Un cazzo. Va bene, ritorniamo a noi. Ah, è stanco, ma non sei andato a dormire, strano. Mio Dio, con una cosa del genere avrebbe dovuto buttarmi giù. È stato sfuria adesso, Comunque, per capire lo stato sfuria, a parte il fatto che si vede i movimenti che è più cazzato, ma aveva il battito cardiaco che andava sul... cambiava da azzurro a rosso. Adesso però lo lasciamo andare alla sua tana, così gli tiro queste bombe botte in testa e gli faccio esplodere l'altro corno. No, perché veramente sono difficili da far distruggere quelle corni giganteschi, quindi. Che poi vorrei vedere anche lui come dorme, sinceramente, perché sembra che ci abbia tipo gli incubi quando dorme, guardate. Guardatelo, Cioè lui dorme così. Aspetta. Dopo un po' si agita, guarda così. Non ho capito che cos'ha quando dorme, c'ha tipo gli spasmi, c'ha delle cose strane. Comunque io gli piazzo due bombe qui in testa. Sì, rossa, dormi pure tranquillo.
No, non gli ho spaccato il cordo! Mancherà poco ormai, però comunque. No, non gli ho spaccato il cordo, comunque... Fa un'altra volta questo attacco per sfondare una di queste due pareti e sfonda questa qui. Che figa però la sua ombra quando tu lo vedi che salta fuori. Devo recuperare qui potenza. Sì, incazzati, incazzati. Stato sfuria, questo qui è pericoloso adesso, eh. Molto pericoloso. E adesso ti accoppia la raffica lui con la furia così. Oh, qui rischiano di cadere i cristalli, mi levo. Pure gli appuntiti non li voglio in testa. E spaccati altro corno. Vabbè, se non faccio tempo a farlo fuori, a me è altro qua. Vedete che sta cadendo cristalli, eccoli. Poteva ammazzarmi. Adesso io può ammazzare. Dio, Dio buono! Dio buono! Mi ha preso! Maledetto! Vabbè, pillola antica, vai! Su! Pillola antica! Agna! E andiamo a, a ammazzare definitivamente questo gigante. Dio santo, niente ragazzi! Volevo farlo fare senza svenire e sono morta. L'ultimo pezzo è veramente difficile. Perché ti tira coppia grafica e si rigenera molto molto velocemente. Che poi da notare... che quando tu devi cacciare un drago anziano nella zona non c'è nessun altro mostro, a meno che non salti fuori un drago anziano a casa, vai a rompere le palle al drago anziano che state cacciando voi. Non c'è niente di niente nel resto della zona, nell'area, niente, neanche il gazzalacca, né i bardos con i rompiscatole che ti vengono a picchiettare, ma con gli avvoltoi, neanche i mostri giganti, niente. Proprio zero assoluto. Comunque io qui vedo che prima non avevo raccolto la coda del gigante, perciò adesso la raccolgo. Dubito di perdere comunque. Ma poi andiamo. Coda. Materiale d'origine gigante. Rigido usato nelle armature. Ok, qui. C'è un altro minerale in giro che gli do un'altra piccolata. No? No, non aspetta. Qui è da far fuori nel gigante. Niente altri minerali da cui dare una piccolata. Peccato. O si è rimesso a dormire o è lì fermo che mi aspetta. Cazzo, sono due. Comunque è morto, cioè gli manca pochissimo per morire. Si è rimesso a dormire questo infame. Se gli portasse tre bombe, no, non fa lo stesso. Adesso me la paghi per aver fatto svenire. Si incazza ovviamente perché siamo all'ultima fase, devi essere sempre incazzato. E io lo attacco l'altro corno, vai così. Non sei più il figo della zona adesso perché non hai più le cornone di prima. Non so neanche se cornone esiste. Comunque, chi se ne frega? Italiano fa culo, dai.
No, la vita no, per favore, va, non voglio morire un'altra volta. Dio buono! Se muoio un'altra volta è game over, non voglio morire così! Allora, non va bene, non va bene, basta, io ho rotto il collo, sono contenta. Adesso vediamo di fare i seri e lo attaccherò da dietro, quindi. Organizzo oggetti, pillola antica, adesso per sicurezza li metto anche le bombe, perché se si rimette a dormire, almeno ho le cose, per cui tanto serie le palle comunque. Il fuoco artificio, no, questi fuochi artificio, sul fuoco artificio poi si dà gli altri 20, ma non li ho mai usati. No, non ho niente, quindi vabbè, lascio stare. Qui vedo anche di mangiare, vediamo cosa ci dà di potenziamenti. Gatto di cane, aumenta attacco più stress, sì! È caso, cioè cristalli esplosiviti o quelli in testa, infame. Tiago infame, per te sono le lame. Te do io le lame in testa adesso, maledetto. Sono morto adesso, sono morto solo perché volevo fargli fuori il corno, perché ho continuato tutta la volta davanti. Comunque, ecco, ti date il filo da torcere nell'ultima fase nella gigante, eh? Sì, sì. Infame fino a qui, fino alla punta della testa. Delle corna, anzi, che non ha più perché le ho fatte fuori. Tanto batterie del tablet 47%, ce la posso fare. Non voglio perdere, dai, non ho mai fallito una caccia fino a questo inizio del gameplay. Allora, se sei messo a dormire, sei un infame. Si mette a dormire sempre, muore. Ecco, ti becco una... Dio mio, se mi ammazzava adesso in un'altra maniera così stupida, giuro che uscivo, spegnevo il video, così se tornavo a che fare l'auto me ne andavo. Cioè veramente, io arrivo e lui mi tira la carica finale. Quindi io che arrivo... Ok. Qualcosa probabilmente è per il mio gatto che c'ha l'armatura tipo lama esplosiva, quindi forse per quello. Che brutto come sono stato in testa. Sì. Ce l'abbiamo fatta! Sì! Nel gigante è andato! Vai così! Con idea che sei tanto, ragazzi, raccogliete tipo 4 volte le cose, o 5, ma non mi ricordo. 4 volte, ragazzi, ok. Scaglia immortale, materiale grave nel gigante spesso tutto tramite il ricavo dall'altro utilizzo. Oh, ce l'abbiamo fatta! Mio Dio, è stata una bella lotta, veramente una bella lotta, infame di un gigante, infame, sei un infame, cos'hai detto che è un infame? Sì. Sicuramente la sua armatura sarà più, abbia più difesa di quella che ho io adesso, comunque... Che sto filmato? Ehi! Guarda un
che si rivede. Alcuni draghi anziani stanno divorando i loro simili. Fantastico, questo spiega molte cose. Già, se non fossimo venuti nel nuovo mondo, non avremmo immaginato che esistessero mostri simili. Il nerd gigante è venuto qui in cerca di un banchetto, ma ha finito per stravolgere completamente l'intero ecosistema. È possibile. Ora che quel bulletto è stato sistemato, gli altri draghi anziani dovrebbero riprendere a comportarsi normalmente. Ottimo lavoro. Allora, possiamo andare? Che c'è che non va? No, manca ancora un tassello del puzzle. Da dove proviene l'energia che ha attirato quella bestia e l'ha convinta a cambiare habitat? Com'è possibile che quest'area sia diventata un tale focolaio di forze? Non esistono processi del genere in natura. Qui intanto la nostra amica ha scoperto qualcosa? Mi sa di sì. E questo che diavolo è? Ah! Comunque sia! Finalmente ci possiamo godere le ricompense che ci dà questa caccia. Sky Montana è tutta in realtà 7, mio Dio! Sfere armatura mi servivano, grazie mille! Ad ogni modo, siamo stati di livello 14, il grado del livello, ricordo. Il gigante è caduto! Non i percorsi disponibili, è stato tutto una offerta della galleria, non voleva disponibile per l'armatura. Ah, e quindi adesso il livello è diventato 9, non 8. Dai, io proteggo il più possibile questa armatura, perché mi servirà la difesa a fuoco, fra poco. Comunque. Oh. Adesso ci sono andata a cacci in sicuro, ma la faccio vedere nel prossimo episodio.